Dunque mi presento. Allora, io mi chiamo Vittorio Folletti e insegno l'economia dell'arte all'Accademia Albertina di Torino. Il senso dell'economia dell'arte si può così sintetizzare. Un'opera d'arte, nella gran parte dei casi, è caratterizzata da due componenti. Una componente, diciamo, simbolica, no? In quanto è un qualcosa che un bene semaforo, come direbbe Panofsky, quindi un qualcosa che porta un portatore di segni, di simboli, di significati, di concetti, di valori, però contemporaneamente è anche un qualcosa che è passibile di, come dire, di andare sul mercato. Sono stati fatti anche tentativi di ammazzare completamente la parte economica. È quello più clamoroso della storia, quello nel 1957, quando nacque l'internazionale situazionista a Kozyo da Roscia, e quando l'internazionale situazionista facevano parte personalità di altissimo livello, tra questi Debord, ma anche artisti del calibro di Asger Jorn, che faceva parte del gruppo Cobra, e poi Tino Galizia, che era cantore, Simondo, che è ancora vivo, lì a Torino. E quindi l'idea era quella: uccidiamo la componente economica e manteniamo solo quella simbolica. E come hanno fatto? Hanno comprato quei, come, voi qui siete di Prato, sapete il nome, quei rotoli di stoffa, si chiamano così, rotoli di stoffa, e hanno fatto la pittura a metro. Quindi c'era Asger Jorn, che era un artista, per esempio, già molto qualificato del panorama internazionale, che dipingeva, e poi questa pittura veniva venduta al prezzo di costo. Ecco, quella era l'idea: uccidiamo la componente economica, perché a un certo punto chiunque se la può permettere. In realtà il risultato fu pessimo, perché erano gli anni 50, insomma, comunque la gente comune sostanzialmente non capiva neanche perché comprarsi un pezzo di stoffa con una pittura informale sopra. E quindi in realtà galleristi, mercanti e quant'altro mandarono parenti, cugini, amici o si sì, comprarono questa pittura a metro, che oggi ha anche un valore di mercato piuttosto elevato. Quindi in realtà il risultato fu esattamente l'opposto. Mi occupo anche da molti anni di musei. Diciamo, sono anche autore di due pubblicazioni con Maurizio Maggi. La prima, il volume Ecomusei di Alemanni, che è uscito all'inizio del 2000, che è stato il primo libro che parlava di Ecomusei in Italia, sostanzialmente. Quindi quello frutto di un'attenta analisi sia nazionale, sia europea, sia internazionale, proprio su quello che è un ecomuseo, che è il museo del territorio, sostanzialmente. Quello, almeno, così dovrebbe essere. E quindi c'è stato un grosso lavoro anche di attenzione ai rapporti tra il museo e il territorio. La seconda cosa alla quale ho contribuito, sempre con Maurizio Maggio, è il volume I Musei, che è uscito nel 2012 per la collana universale Paperbacks del Mulino. Con Giovanna Segre, che è il direttore scientifico, facciamo parte del Centro Studi Silvia Santagata. Il nostro centro studi continua a fare cose, e una delle ricerche alla quale sto lavorando insieme a Enrico Bertacchini è proprio sugli amici dei musei e anche in parte del volontariato. E quindi qui registro con grande piacere, come dire, tutto questo. Ne sapevo qualcosa, ma non sapevo che ci fosse stato un lavoro così intenso e così importante di volontariato. Comincerei con una cosa che è nata, come dire, in modo un po' estemporaneo: i gessetti. Allora, a Torino è nato, credo da poche settimane, un nuovo museo, una specie di Kunsthalle sostanzialmente, che si chiama Museo Ettore Fico. Questo museo è collocato in una zona che si chiama Barriera di Milano. Barriera di Milano è la parte nord di Torino. Torino è una città che si sta trasformando, che si è deindustrializzata, e quindi sta cercando di fare il possibile per trasformarsi in capitale della cultura. Rimane fatto, per essere chiari,
che Torino è la città del nord Italia con il reddito pro capite più basso, cioè la città più povera d'Italia, quindi non è una città, diciamo così. Poi ci sono parti della città molto belle, ci sono anche, come dire, famiglie molto abbienti, però diciamo in sostanza non è Milano, ecco, Torino non è neanche Veneto, non è Mantova, ma ecco, è una città industriale che ha avuto un'immigrazione fortissima, quindi ecco, il quartiere Barino di Milano è uno dei quartieri più poveri di Torino, no? E il fatto che sia nato in quest'area un nuovo centro è una cosa molto, molto importante. Cosa c'entrano i Gessetti con questa cosa? Un artista torinese che io conosco perché l'ho visto una volta in sostanza, e che forse qualcuno di voi potrebbe anche conoscere, credo, che si chiama Alessandro Bulgini, che ha fatto i murales, credo, della stazione di Livorno, ecco. Un artista che comunque, insomma, fino a fare una galleria anche abbastanza importante, cioè, insomma, un enfant terrible, comunque un artista anche abbastanza, credo, abbastanza accreditato, comunque. Vengo a sapere che sta facendo delle cose stranissime nel quartiere Barriera di Milano, e allora, siccome sono amici di Facebook, tra tanti amici, mando un messaggino dicendo: ma ho saputo che stai facendo delle cose che farai anche all'interno di questo neonato museo, ti hanno anche chiamato per fare qualcosa. E praticamente vengo a scoprire che lui si è messo con dei gessetti come quelli dei Madonnari, ma gessetti bianchi, no? Con dei gessetti si è messo a fare delle decorazioni che sono, alcune sono queste che si vedono sui marciapiedi, intorno ai tombini, ma ne ha fatte alcune migliaia, cioè da molti mesi che sta facendo questo lavoro. Quando poi ovviamente piove o qualcuno ci passa sopra, se ne vanno, no? E adesso comunque ci sarà in realtà una mostra che, se ho capito bene, una documentazione di questo lavoro, che è un lavoro proprio fatto sul territorio, molto sul territorio, anche in senso fisico. E quindi a questo punto così lui mi risponde: questa mostra dice, io la faccio nel bar del museo. E io dico: ma perché nel bar del museo? Perché non ti hanno... No, beh, l'ho scelto io. E mi scrive: la mostra che vado a fare nel bar del museo ha lo scopo di rimanere sulla soglia sensibile tra il museo e la strada. Infatti al bar non devi passare per la biglietteria. Mi dice: lo sai che da quando faccio queste cose sui marciapiedi capita ogni giorno che almeno una decina di persone mi ringrazino, e quando cavolo mai ti capita in galleria? Allora io dico: peccato solo che i disegni siano indelebili. E lui mi risponde: la forza del lavoro è proprio questa, la gente del quartiere si affeziona proprio perché sono fragili e spariscono. E da questo punto di vista, siccome si parlava anche di dimensione di relazione, e più relazione di così, se vogliamo, si muove, sei lì sul territorio, fai delle cose, in questo caso pensate anche per il territorio, perché sicuramente il suo fare artistico è ben diverso da questo normalmente, no? Una piccola provocazione da Maurizio Cattelan, o Cattelan, a Lucia Cattelan, o Cattelan, mi ricordo mai, uguale. Ah, Lucia Cattelan, allora è giusto, ah, ecco. Allora, insomma, da Maurizio Cattelan a Luciano di Pizzetto, attenzione, passando per tutte le cose come questa, che sono ben più, se vogliamo, rilevanti, no? Però ecco, la cosa interessante è questo: perché Cattelan, perché di Pizzetto? Allora, durante la scorsa Biennale di Venezia, Maurizio Cattelan, che va a mangiare in una trattoria di Milano, si chiama Carpaccio, e nella quale a un certo punto è comparsa una teca vetrina nella quale vengono esposte opere di giovani artisti, quindi praticamente sarebbe come una vetrina del ristorante, che però è isolata, nel senso che non si vede la gente che mangia dentro, correttamente. E ovviamente Cattelan naturalmente nega di saperne qualcosa, però è chiaro che molto probabilmente, insomma, l'idea è stata sua. E quindi in pratica durante l'ultimo biennale è nato questo padiglione Crepaccio, in realtà si chiama padiglione Crepaccio et Jux,
UX con la Y iniziale e la X finale è una piattaforma di vendite online, una delle più grosse che ci siano, cioè praticamente un sito internet nel quale si può andare e comprare, che era in realtà lo sponsor della manifestazione. Quindi in un palazzo veneziano sono stati selezionati artisti veneziani. Ecco, quindi in questa logica è stato posto come limite il fatto che avessero accesso a questa esposizione che avveniva in parallelo alla Biennale di Venezia, probabilmente una sede separata, degli artisti veneziani. Ora, per veneziano non si intendeva che dovevano avere il certificato di nascita, ma si intendeva che fossero, diciamo, sostanzialmente residenti, per cui poi di fatto buona parte di questi giovani artisti erano in residenza alla Fondazione Bevilacqua o erano studenti dell'Accademia, però tutti dell'Accademia di Venezia o di residenze veneziane o comunque residenti a Venezia. E naturalmente è chiaro che una iniziativa sponsorizzata da un artista di quella levatura naturalmente è stata ottima per gli artisti che hanno partecipato, in quanto c'erano critici anche di grande rilevanza, però è interessante il fatto che ci sia stata questa attenzione così forte al territorio, no? Sommato, da un lato. E dall'altro, se vogliamo, ci porta anche a dire che in questo mondo dell'arte contemporanea, alla fine, non è poi escluso che la dimensione a chilometri zero debba poi essere, se vogliamo, antagonista o comunque nemica o lontana dalla dimensione più canonica. Ecco, in quel caso, ad esempio, Cattelan ha offerto l'opportunità ad artisti veneziani di esporre a Venezia, dopodiché sono stati i critici, inclusi in quel caso, la combinazione, essendo ovviamente la Biennale, c'era anche il meglio dei critici mondiali, ma comunque sono stati loro che sono andati a vedersi gli artisti a chilometro zero. E questa è una cosa piuttosto interessante. Da questo punto di vista, a Torino, da molti anni ormai, c'è una rassegna che forse qualcuno di voi conoscerà, Paratissima, che avviene in simultanea ad Artissima e che è nata con un principio assolutamente, come dire, privo di qualsiasi tipo di barriera. Chi vuole viene ed espone a Paratissima. E qui chiaramente all'inizio ha destato anche fortissimi sospetti, anche fastidio, eccetera, no, non tanto da artista, però voglio dire, agli addetti ai lavori, vabbè, chiunque si dichiara artista va lì ed espone, non c'è un minimo neanche di. E quindi una logica di autoproporsi e avere questa opportunità. Però con il passare degli anni, come dire, raggiunto una certa massa critica, al di là del fatto che comunque il numero di artisti che partecipavano aumentava di anno in anno, i luoghi nei quali poi si svolgeva la manifestazione, che cambiavano, sono cambiati in tali due o tre quartieri, generarono un tale coinvolgimento anche del quartiere con delle ricadute straordinarie, sia dal punto di vista sociale, sia anche dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale, quindi con una partecipazione della gente, dei residenti, contentissimi di avere questo evento. All'interno di Paratissima, dove continua a valere il discorso dell'apertura totale verso tutti, hanno cominciato a entrare invece anche delle gallerie proponendo dei loro artisti. E quindi, come dire, questi due mondi possono anche dialogare. Luciano il Tizzetto, perché qui viene citato? Perché in un certo senso, se vogliamo, così potrebbe essere, come dire, anche un po' un segno di un qualcosa che sta succedendo. L'estate scorsa era uscito un articolo anche sulla stampa dove diceva: io ho deciso di immolare la mia estate, poi non l'ha immolata completamente, ma comunque ci ho dedicato parecchio tempo, con presenza fisica, per co-curare con Caterina Fossati una mostra a Palazzo Paesana a Torino. Non era strettissimamente riservata ad artisti torinesi, in questo caso, se vogliamo, anche se in buona parte, poi peraltro in un mondo ormai come dire,
da un lato globalizzato, dall'altro di contaminazioni di, anche, come dire, di etnie varie, perché ci sarà anche un giapponese. Che... Però ecco, per esempio, una cosa interessante in questo caso qua forse è il personaggio, Luciano Tizzetto, che a un certo punto ha sentito come dovere di fare qualcosa per la sua comunità. Allora, detto che il livello, chiamiamolo alto, è il livello più popolare, possono anche dialogare e possono anche convivere, vorrei anche sottolineare questa cosa, proprio in quanto vengo da Torino, visto qui vari poster con artisti ormai di rilevanza internazionale che sono torinesi, quelli dell'Antropole, quindi Gilberto Zorio, Merz e altri, credo che qui nella commissione ci siano anche Cunelli, Sboretti e altri. Ecco, per esempio, se noi andiamo all'origine dell'arte povera, che poi alla fine dopo il futurismo è la corrente di arte contemporanea italiana più importante che ci sia stata. E come è nata l'arte povera? L'arte povera alla fine era una roba iper a chilometri zero. Erano lì in cortile di Corso San Maurizio a Torino che facevano delle robe strane, cioè facevano appassionatamente cose strane. Ricordo, è scomparso nel mese di agosto, Marcello Levi, che era un grande collezionista, un grande amico e una persona di grande cultura ed è stato uno dei principali animatori e sostenitori della corrente dell'arte povera, che era nata, come raccontavo stamattina Giovanna, che mi aveva raccontato appunto Marcello Levi, che erano veramente erano terribili gli arte poveristi sessantottini all'epoca. E a un certo punto, e qui si è creato il livello alto che a un certo punto dialoga con quello basso, no? Nasce questa corrente di pazzi furiosi, alcuni dei quali avevano 20 anni, 21, Zorio, Tenone, ecco, che erano tra i più giovani, a 21 anni espongono a PS1 a New York, che peraltro era un posto, mi raccontava Gilberto Zorio, che era un posto che, in confronto al quale mi diceva, un centro sociale di adesso, è un posto da lord inglesi, no? Era un posto anche lì di matti. E a un certo punto nasce il deposito di arte presente a Torino, e in combinazione con il deposito di arte presente viene presieduto da Marella Agnelli e segretario generale Marcello Levi. E a un certo punto l'episodio più clamoroso fu l'invito a Pierpaolo Pasolini, che non era proprio, insomma, invitano Pierpaolo Pasolini e Pierpaolo Pasolini viene sequestrato dentro il deposito di arte presente per 3 ore e accusato di essere un borghese, modello rivoluzione culturale cinese, no? Quindi, questo era per dire che, e ricordo che un giorno io ho chiesto a Marcello Levi, al quale tra l'altro ho fatto una lunga intervista, ho circa 4 ore di girato di intervista che ho fatto a lui, e allora gli ho detto, ma come ti è venuto di metterti a contare le robe di questi artisti, no? Che erano sconosciutissimi inizialmente. E lui mi ha detto, ma io sono curioso, e fino a quel momento avevo comprato un po' di arte moderna, poi avevo conosciuto Gian Enzo Sterone, grande gallerista, che sta a New York, eccetera, comunque, che però era di Torino. E un giorno sono andato lì e gli ho chiesto, ma in piemontese gli ho chiesto qua fan qui lì, cosa fanno quelli? E Sterone gli ha detto, ma io non so esattamente, ma li vedo così presi, no? Stavano dando l'anima, e quindi lì è una dimensione prevalentemente locale, con una grande carica di energia. Poi certo, ovviamente, è una volta nata la corrente, una volta poi diventati artisti internazionali, la storia è cambiata, però voglio dire, non è che loro sono partiti, diciamo, come grandi artisti, sono partiti come artisti comuni, insomma, e soprattutto con un forte supporto locale, sia dall'alto che sia dal basso, ecco. E anche con una forte dimensione relazionale, quella che purtroppo oggi si è molto persa. Loro si trovavano da Betti, che era una locanda dove si mangiava anche male, però potevano stare fino alle 5 del mattino, quindi andavano lì tutte le sere, quindi c'è questa dimensione
di gruppo, no? E spesso il gruppo paga anche poi in termini di visibilità, anche ma anche poi di contaminazione, di scambio di idee, di scambio di visione. Ecco, arriviamo al governo della cultura. Ecco, questa immagine che voi vedete è la copertina dell'ultimo libro di Walter Santagata. Walter Santagata scrive un articolo sul Sole 24 Ore, in quale cita anche questa esperienza. Dopodiché, poi c'è il convegno che è stato già citato. E in questo libro del Mulino si parla dell'arte a chilometro zero. Gli economisti della cultura per molti anni hanno, come dire, considerato l'investimento in arte e in cultura come qualcosa che avesse senso nel momento in cui dava dei ritorni economici misurabili. Questo è uno di quei temi che vengono anche spesso dibattuti in ambito museologico, no? Nel senso, fare tanti visitatori, fare tanti ingressi, portare tanti soldi. C'è stato addirittura anche chi ha scritto un libro che si chiamava Terribile dal punto di vista. Io sono socio dell'ICOM e quindi sono nella corrente della nuova museologia, il museo come azienda, con l'idea che il museo possa funzionare come azienda e debba anche produrre degli utili, che cosa che io considero terrificante. Da un certo momento in poi, invece, e parliamo anche di contributi di grandissimi studiosi, uno tra i principali, Amartya Sen, premio Nobel, comincia a farsi avanti l'idea che sostanzialmente sia necessario un processo di democratizzazione anche ai fini dello sviluppo economico, no? E che quindi in realtà questo porta come conseguenza l'idea che, ad esempio, l'investimento in arte e in cultura non necessariamente debba dare effetti economici direttamente e immediatamente misurabili, ma che sia importante in quanto migliora la qualità sociale. Perché un miglioramento della qualità sociale, che vuol dire avere reti, avere integrazione, avere tutte queste cose, porta anche poi eventualmente a sviluppo economico. Poi sono stati anche altri economisti, tipo Florida, che hanno sottolineato questi aspetti, come ad esempio nei luoghi dove c'è Florida, è quello che ha teorizzato le 3T, no? Il talento, la tecnologia e la tolleranza, cioè ha studiato come i luoghi nei quali c'era il maggiore sviluppo economico erano in realtà luoghi nei quali c'erano questi tre aspetti, uno dei quali era la tolleranza. Potremmo anche dire, nella tolleranza ci sta dentro anche, se vogliamo, la qualità sociale. Si parlava prima della qualità. Penso che oggi, come dire, parlare di qualità nell'arte contemporanea sia qualcosa di abbastanza complicato. Un dato di cui disponiamo è questo: all'incirca il 50% delle opere di nuove proposte, insomma, di artisti emergenti, chiamiamoli, che vengono battuti nelle aste di Christie's e Sotheby's di Londra e di New York, dove c'è già un accesso che è molto molto complicato e difficile, quindi c'è già una selezione a monte notevole. Il 50% circa di questi artisti che vengono battuti da questi da Sotheby's a Londra e New York, dopo 10 anni non sono più sulla scena internazionale. Quindi, questo per dire, i processi di selezione sì, ci sono, ma diciamo, dal punto di vista statistico, se io compro a caso, ragionare in termini strettamente economici, in termini di investimento, ho una probabilità su due di comprare bene. Questo potrebbe portare a dire che in realtà, come dire, il processo di selezione non è necessariamente efficientissimo dal punto di vista, per esempio, del collezionista che mira ad avere una collezione che si rivaluta nel tempo. Io credo che attualmente una grande difficoltà nel definire la qualità sia anche legata all'assenza di forti teorizzazioni. Cioè, oggi credo che nell'arte contemporanea non esistano
teorizzazioni forti come ci sono state in passato, parliamo del Novecento. Ovviamente le teorie dell'arte sono come, è come la filosofia, no? Non è che si può dire che Heidegger aveva più ragione di Platone e che aveva più ragione di Aristotele, però diciamo ognuno ha detto la sua argomentando in modo molto molto potente, e quindi per questo è rimasto nella storia, ha lasciato il segno, ha fatto anche dei discepoli. A un certo punto nel Novecento arriva un gigante della teoria dell'arte, Clement Greenberg, no? E Clement Greenberg a un certo punto dice: signori cari, da Giotto fino ad oggi i pittori, io interessava la pittura, i pittori hanno cercato in tutti i modi più meravigliosi la terza dimensione nelle loro pitture. Quindi il quadro creava la terza dimensione in modo straordinario, magistrale, è stato fatto tutto, non si può far di meglio. A questo punto facciamocene una ragione, basta, inutile andare a cercare questa terza dimensione che è già stata rappresentata nei modi più straordinari. Facciamoci ragione che il quadro è una superficie piatta, così, e di conseguenza a questo punto la pittura ha senso soltanto se è piatta, bidimensionale, cioè se non cerca la terza dimensione. Ed allora quella teoria, che in inglese si chiama flatness, no? La teoria della flatness, il piatto, a differenza di molti teorici successivi, era anche un militante della sua, cioè lui andava negli studi di artista, rompe scatole dicendo: tu devi smettere di fare sta roba, tu devi fare robe piatte, no? E questa è stata quella teorizzazione che poi ha dato origine a quella corrente che andava sotto il nome del Color Field, quindi dentro c'è Rocco, ci sono dei giganti dell'arte contemporanea. Questo per dire, questa teorizzazione era talmente potente che quando a un certo punto nasce la pop art, i Steinberg e Rosenberg, grandi teorici della pop art, poi hanno teorizzato proprio la pop art, sono trovati di fronte a questa costruzione teorica talmente pregnante, talmente potente, che avevano grosse difficoltà a ignorarla, cioè a dire: vabbè, facciamo finta che Greenberg non esista. Era difficile pensare che Greenberg non esistesse, e quindi hanno inventato un escamotage piuttosto geniale che è consistito per riuscire a, come dire, non andare in contraddizione con Greenberg. Hanno fatto questa pensata, hanno detto: è vero che le opere degli artisti della pop art, se pensiamo, non so, alle lattine di Fagiolio alla signora del supermercato, cioè c'erano obiettivamente oggetti e cose tridimensionali, però, e quindi era difficile dire che fossero piatte. Però loro hanno detto: siccome la pop art rappresenta in queste immagini, World in particolare, cioè rappresentano oggetti di uso quotidiano, quelli che troviamo al supermercato, addirittura quelli del supermercato, che vediamo in televisione, che vediamo nei manifesti pubblicitari, chi fa quello, manifesto quello è piatto, ecco, e quindi sostanzialmente hanno un'anima piatta. E quindi possono stare dentro la teoria della flatness di Greenberg. Un artista molto attento come Takashi Murakami, nel suo giocare con i suoi babacci in plastica, eccetera, credo sia uno di altissimo livello e di grande preparazione, in realtà ha chiamato la sua cosa, in modo un po' pop, ma l'ha chiamato super flat. Oggi teorizzazioni così potenti non esistono, forse c'è Rosalind Krauss, ci sono Perniola, ci sono delle persone che pensano e che dicono delle cose, però oggi io credo che anche per chi seleziona sia abbastanza difficile, anche a livelli molto alti, poi dire questo sì, questo no, perché, come dire, mancano un po' delle indicazioni di strada. Questo volume, Il governo della cultura, si chiama Promuovere sviluppo e qualità sociale, e in questo volume appunto c'è una parte dedicata proprio all'arte a chilometro zero, nella quale si sottolinea proprio come
l'arte chilometro zero possa creare un sistema di relazioni e incrementare la qualità sociale. Io penso dal punto di vista museologico, strettamente museologico, che tutto sommato il fatto che un museo come dire, offra delle opportunità a chiunque non lo vedo come un problema. Vedrei come un problema se fosse fatta una personale di chiunque si proponga. Vedrei un problema se venisse fatta un'acquisizione di chiunque si proponga. Ma il fatto che un museo apra le sue porte con un'iniziativa che dichiaratamente è priva di selezione in quanto ci si autopropone, la trovo una forma abbastanza democratica, non, almeno a livello diciamo museologico non mi turba minimamente. Volevo aggiungere un'ultimissima cosa, che è questa: il fatto poi che i musei super, super fighi come dire, non si guardino intorno nel territorio, è un po' anche una cosa di snobismo italiano, perché per esempio il Museo d'Arte Contemporanea più importante del mondo, che è il MoMA, probabilmente, tutti gli anni dedica una settimana durante la quale i curatori vanno in giro per Queens, vanno in giro nel Bronx, vanno in giro nelle soffitte dei Bohemian. C'è quel brillantissimo giornalista del New York Times che si chiama Tom Wolfe, che ha scritto un libro brillantissimo che si chiama Come avere successo in arte, che racconta anche questa dinamica che lui chiama la danza po' di questi artisti giovani alternativi con i dread e quella, che in quella settimana, nonostante loro siano molto creativi, vanno in fibrillazione perché arrivano i curatori del mondo. Se in Italia magari più curatori si muovessero dal museo, andassero, oppure in questo caso in realtà al contrario ancora meglio.